Diamo benvenuto a Gianluca Minella, responsabile della ricerca per le infrastrutture per DWS, al quale vogliamo chiedere un po' in ragione anche del tema di quest'anno del Salone del Risparmio, come viene interpretato dalla vostra società anche in relazione al suo ruolo. Dunque, il tema della sostenibilità è centrale per quanto riguarda le infrastrutture e il tema delle infrastrutture è centrale per quanto concerne il tema della sostenibilità. Mi spiego meglio. Se oggi noi vogliamo vincere la sfida globale contro il cambiamento climatico e in favore di una piattaforma economica più sostenibile, non possiamo prescindere da quella che è la conversione esistente della piattaforma infrastrutturale esistente verso una piattaforma più sostenibile. Cosa vuol dire questo banalmente, semplificando? Un sistema di trasporti più sostenibile, un sistema di energia più sostenibile e un sistema di telecomunicazione più sostenibile. Noi crediamo ci siano tre grossi driver che aiuteranno in tale senso questa conversione: il tema della digitalizzazione, dell'elettrificazione e della decentralizzazione. In altri termini, vedremo nei prossimi anni una necessità per fortissimi investimenti in quella che è la conversione della piattaforma economica esistente in tema infrastrutturale. Questo capitale non potrà venire necessariamente tutto da quelle che sono le risorse pubbliche. Noi vediamo oggi che gli investimenti in infrastrutture si sono ridotti fortemente negli ultimi 20 anni, sia in paesi con un debito pubblico elevato come può essere l'Italia, che in paesi magari che hanno più flessibilità di bilancio come la Germania, che però necessariamente non investono in tale senso. Quindi l'investitore privato sarà un elemento chiave, il capitale privato sarà un elemento chiave come enabler, quindi per garantire che ci sia sufficiente capitale per garantire la conversione di questa piattaforma in tale senso e vincere la sfida contro la sostenibilità.